Ed eccoci finalmente ritornati a parlare di notizie extra. Oggi io partirei subito senza perdere ulteriore tempo dalla questione mondiali. Ne abbiamo già parlato nello scorso video. Tante nazionali hanno annunciato, giustamente, visto che sono ormai all'orizzonte i mondiali. Non so quando lo pubblicherò questo episodio, diciamo, chiamiamolo episodio. Comunque, fatto sta che stanno per iniziare questi maledettissimi mondiali di cui si è parlato tanto negli scorsi giorni, negli scorsi mesi. Due brevissime notizie, sempre comunque rimanendo nel tema. Il Brescia non avrà a disposizione Karacic, poiché convocato dalla nazionale australiana, ne abbiamo anche già parlato, e per questo la FIFA ha, diciamo, riconosciuto al Brescia un indennizzo di circa 150.000 euro, proprio perché comunque non avrà a disposizione un giocatore importante, nonostante la Serie B vada avanti, durante i mondiali. Quindi diciamo, una buona notizia per un Brescia che ci guadagna almeno dal punto di vista economico, da questa convocazione di Karacic in nazionale. E credo che vada lo stesso anche per Khedira del Bari. Adesso noi sappiamo di Karacic, però credo che valga lo stesso per Khedira, convocato dal Marocco. Tra l'altro, per quanto riguarda i convocati, Fatih Al-Muallad, convocato dalla nazionale dell'Arabia Saudita, è stato escluso, diciamo sorprendentemente, a scopo precauzionale. Visto che il calciatore negli scorsi mesi era risultato positivo al doping e sospeso per 18 mesi a fine marzo, quindi adesso sarebbe nel sostanzialmente nono mese di reclusione dalla possibilità di giocare per via della positività al doping, ecco che l'Arabia Saudita ha voluto evitare drammi, se vogliamo, o comunque questioni particolari, nonostante l'avesse inizialmente convocato, sospendendolo e lasciandolo a casa. Al suo posto ho convocato Nawaf Al-Abed, che quindi andrà a giocarsi il mondiale. Ecco, a questo punto siamo pronti per gettarci nelle convocazioni. E direi che possiamo subito andare avanti. Allora, convocati, andiamo, allora, convocati, perché adesso qui a riprenderli è bella tosta. Dalla nazionale. Vabbè, Portogallo no, adesso ne parliamo del Portogallo, vediamo un attimo se. Ok, Polonia, Marocco e Belgio. Ah, ecco, la nazionale belga non abbiamo parlato, dal Belgio. Belgio che ho convocato. Castils direttamente dal Wolfsburg. Poi Courtois dal Real Madrid, ovviamente. Mignolet dal Bruges. Difensori, Alderweireld dall'Anvers. Sì, dall'Anversa. De Bast dall'Anderlecht, Dendoncker dall'Aston Villa, Vertonghen sempre dall'Anderlecht, Theate del Rennes, ex Bologna e Faes dall'Leicester. A centrocampo Carrasco dall'Atletico, Thorgan Hazard e Meunier dal Dortmund, De Bruyne, Castagne dall'Leicester, così come Tielemans, Witzel dall'Atletico Madrid, Vanaken dal Bruges e Onana dall'Everton. E attaccanti, Batshuayi dal Fenerbahce, De Ketelaere al Milan, Lukaku convocato nonostante qualche problemino fisico, Openda dal Lens, meritatissimo, Doku dal Rennes, Hazard, Mertens dal Galatasaray e Trossard dal Brighton. Un'ottima squadra ovviamente anche il Belgio che si presenta così ai mondiali. Poi convocati invece della nazionale polacca. Dragowski dello Spezia, ma che non purtroppo farà parte dei mondiali poiché si è infortunato nell'ultimo match di campionato. Vedremo chi lo rimpiazzerà, però ci sono Skorupski e Szczęsny, quindi due italiani, italiani nel senso che giocano in Serie A. Difensore abbiamo Berezinski dalla Samp, Zalewski dalla Roma, Glick dal Benevento, quindi anche qui ci sarà un indennizzo al Benevento. Poi Kivior dallo Spezia. Quindi tanti italiani anche in questo caso. Vietesca del Clermont, Gumni dell'Augsburg,
Matty Cash e Bednarek dall'Aston Villa e poi Jedrecik da Legia Varsavia. Centrocampisti Bielik dal Birmingham, Grosicki dal Pogon Stettino, Krychowiak dall'Al-Shabaab, Kaminski dal Wolfsburg, Frankowski dal Lech, dal Lyon, Skoras dal Lech, Szymanski dal Feyenoord, Zurkowski, nonostante ha giocato poco, lo hanno convocato, Zielinski e anzi, allora, Sebastian Szymanski dal Feyenoord, Damian Szymanski dall'AEK. Attaccanti convocati Piontek, Milik, Lewandowski e Zwiderski, che milita allo Charlotte FC, quindi in MLS. Marocco che ha convocato Tagnuti dal Wydad AC, Bounou del Siviglia e del Kajoui dall'Al Weda. Difensori Mazraoui dal Bayern, Aguer dal West Ham, Saïss che milita nel Beşiktaş ex Wolverhampton, Hakimi, Dari del Brest, Eliamik dal Valladolid, Atiatalla dal Wydad e Benun dal Qatar FC. Centrocampo che ha convocato Sabiri, Amrabat, Malla dallo Standard Liegi, Onuai dall'Angers, El Cannou dal Genk e Gabrone dal Wydad. Attaccanti convocati Ziyech, Harit dal Marsiglia, Buffal dall'Angers, Abouklal dal Tolosa, Enesiri dal Siviglia, Khedira dal Bari, Ezzalzouli dall'Osasuna e Chahir dal QPR. Nazionale molto interessante anche il Marocco, devo dire. Poi Portogallo, Diogo Costa dal Porto, Osesa dal Wolverhampton e Rui Patricio dalla Roma. Anche il Portogallo è un'ottima nazionale, già ve lo preannuncio. Difensori Cancelo e Ruben Dias dal City, Danilo Pereira dal Paris, così come Nuno Mendes, Pepe dal Porto, dallo United e Antonio Silva dal Benfica, in aggiunta di Guerreiro dal Dortmund. Centrocampisti Neves dal Wolverhampton, Mateus Nunes anche lui dal Wolverhampton, William Carvalho dal Betis, Vitinha dal Paris, Palinha dal Fulham, Bruno Fernandes dallo United, Bernardo Silva dal City, João Mário convocato dal Benfica e Otávio dal Porto. Attaccanti Ronaldo convocato nonostante le tante polemiche, João Félix, Leão, Ricardo Horta dal Braga, Ramos dal Benfica e André Silva convocato. Poi abbiamo la nazionale ospitante, ovvero il Qatar, che ha convocato principalmente calciatori che militano nel Medio Oriente, anzi tutti che militano nel Medio Oriente, e abbiamo Saad Al-Sheb e Meshal Barsham dall'Al-Sadd, Yusuf Hassan dall'Al-Garafa, per i portieri. Difensori Pedro Miguel, Musab Khidir, Kuki Boualem e Abdelkarim Hassan dall'Al-Sadd, Tarek Salman dall'Al-Sadd anche lui, Bassam Arraoui dall'Al-Duail, Ismael Mohammad dall'Al-Duail e Alamin Omam dall'Al-Garafa. Poi centrocampisti Ali Assad, Mohamed Ouad, Salem Al-Ajri, Mustafa Meshal dall'Al-Sadd, Yassim Yabir dall'Al-Arabi, Assim Madibo e Karim Boudiaf dall'Al-Duail e Abdulaziz Atim dall'Al-Rayyan. Attaccanti Akram Afif e Hassan Alaidos dall'Al-Sadd, che sono forse i più forti, Al-Mu'ez Ali e Mohamed Muntari dall'Al-Duail, Khalid Munir dall'Al-Wakra, Ahmed Ala dall'Al-Garafa e Naif Al-Adrami dall'Al-Rayyan, questi convocati del Qatar. Interessanti le convocazioni anche del Senegal, che ha convocato Mendy del Chelsea, Gomis del Rennes e Dieng del QPR. Difensori Koulibaly, Balotouré del Milan, Mendy dell'Amiens, Jacobs del Monaco, Sabali del Betis, Diallo dell'Ipsia e Sissé dell'Olympiacos. Centrocampisti invece Gueye del Marsiglia, Mendy del Leicester, Idrissa Gueye dell'Everton, Diatta del Monaco, Ndiaye dal Reading, Mustafa Namé dal Paphos, formazione greca, Patesis dal Vallecano, Kouyaté dal Nottingham e Sarr dal Tottenham. Attaccanti Mané, Dia dalla Salernitana, Nicolas Jackson che sta facendo benissimo a Villarreal,
Diaye dallo Sheffield United, Jeju dall'Alanyaspor, Dieng dal Marsiglia e Ismail Assar dal Watford. Serbia, che ha convocato tantissimi italiani. Diciamo che tantissimi giocatori serbi e polacchi provengono dal nostro campionato. Portieri, Dimitrovic dal Marsiglia e Rajkovic dal Mallorca, oltre a Milinkovic-Savic del Torino. Poi difensore Milinkovic, Mitrovic dello Stella Rossa, Pavlovic del Salisburgo, Veljković del Brema, Eraković dello Stella Rossa e Babic dell'Almeria, in aggiunta di Mladenovic del Legia. A centrocampo Lukic, Kostic, Ilic dall'Hellas, così come Lazovic e Milinkovic-Savic. Poi convocati anche Gruic dal Porto, Racic dal Braga, Maksimovic dal Getafe, Zivkovic dal PAOK e Gudeli dal Siviglia. Attaccanti invece abbiamo Vlaovic, Djuricic, Jovic e Radonic dal nostro campionato, Mitrovic dal Fulham e Tadic dall'Ajax. Spagna, che ha convocato Unai Simon dal Bilbao, Robert Sanchez dal Brighton e Raya dal Brentford. Difensori Carvajal, Azpilicueta, Eric Garcia e Jordi Alba dal Barça, Guillamón e Gaia dal Valencia, Laporte e Pau Torres dal Villarreal. Centrocampisti Busquets ancora convocato, Gavi e Pedri dal Barça, Marcos Llorente e Coque dall'Atletico, Rodrigo dal Leeds e Carlos Soler dal Paris. Attaccanti Ferran Torres e Ansu Fati dal Barcellona, Nico Williams dal Bilbao, Pino dal Villarreal, Morata dall'Atletico, Sarabia dal Paris, Asensio dal Real e Dani Olmo dall'Ipsia. Convocato Nico Williams. Contentissimo per lui, sta facendo molto bene al Bilbao, classe 2002, fratello di Naki Williams, che viene convocato per la prima volta. Veramente contento. Comunque, andiamo avanti perché convocazioni anche per quanto riguarda la Svizzera e poi l'Uruguay. Andiamo in chiusura, finalmente, perché tantissime le convocazioni da commentare. Comunque, Svizzera. Sommer in porta dal Mönchengladbach, Kobel dal Dortmund, Omlin dal Montpellier e Kon dal Salisburgo. Quattro convocazioni perché credo che uno di questi quattro sia infortunato, quindi hanno voluto convocarne uno in più per precauzione. Difensore Ricardo Rodriguez, e lo conosciamo, Widmer e Edmílson Fernández dal Mainz, Schär dal Newcastle, Elvedi dal Mönchengladbach, Akanji e Comert dal Valencia. A centrocampo Ebischer, lo conosciamo, del Bologna, Zaccaria del Chelsea, Xhaka dell'Arsenal, Sow del Francoforte, Frey dal Basilea, Freuler dal Nottingham, ovviamente ex Atalanta, Riede dal Young Boys e Yashari dal Lucerna. Attaccanti Embolo del Monaco, Fasnacht dello Young Boys, Okafor, ottimo prospetto dal Salisburgo, Shaqiri, riesumato dal Chicago Fire, Seferovic dal Galatasaray, Steffen dal Lugano e Ruben Vargas dall'Augsburg. L'Uruguay invece ha convocato Rocher dal Nacional, Muslera dal Galatasaray e Sosa dall'Independiente in porta. Difensori, José Luis Rodríguez dal Nacional, Varela dal Flamengo, Araujo dal Barça, Jiménez dall'Atletico, Coates dallo Sporting Lisbona, Godín che milita nel Vélez, non me lo ricordavo, e Casares da Los Angeles Galaxy, in aggiunta di Olivera del Napoli e Vigna della Roma. Vecino convocato, Bentancur dal Tottenham, Valverde, Torreira dal Galatasaray, Ugarte dallo Sporting Lisbona, De La Cruz dal River, Pellissi dallo United, ottimo prospetto, De Arrascaeta dal Flamengo, Canobbio dall'Atletico Paranaense e Facundo Torres dall'Orlando City. Attaccanti abbiamo Núñez, Suarez, Cavani e Maxi Gomez dal Trabzonspor. A questo punto però non terminiamo di parlare di convocazioni perché anche le nostre nazionali, Italia e Italia Under 21, in queste 2 settimane, anzi in questa settimana, giocheranno diverse partite, in concomitanza poi con il Mondiale. In particolare abbiamo l'Under 21 che gioca un'amichevole con la Germania ad Ancona, quindi in casa nostra, e
Sabato 19 novembre. E per questa amichevole, comunque di lusso, che è un'amichevole, però può anche testare la differenza tra le due formazioni in ottica europeo che si svolgerà, vi ricordo, in estate, sono ben 25 i calciatori convocati dal mister Nicolato e sono Caprile, che arriva dal Bari, Carnesecchi dalla Cremonese e Turati dal Frosinone, difensori convocati Bellanova, Cambiaso, Cittadini del Modena, Ocoli, Parisi, Pirola, Quagliata, Ruggeri e Viti, a centrocampo Bove, Casadei dal Chelsea, Esposito dalla Spal, Ranocchia, Rovella e Tonghia dall'Odense. Attaccanti convocati Cambiaghi, Cancellieri, Colombo, Lucca, Pellegri, Vignato e Volpato alla prima convocazione. Sono amichevoli interessanti per valutare un po' diversi calciatori e fare degli esperimenti. Quello poi è, diciamo. Anche Mancini però ha annunciato le convocazioni per le due amichevoli che si giocheranno nei prossimi giorni, in particolare 16 di novembre, quella contro l'Albania in trasferta, e la seconda amichevole del 20 novembre, quella in casa dell'Austria. Quindi due trasferte, diciamo, se vogliamo, ostiche, ma che dovranno essere utilizzate come esperimenti per valutare poi diversi giocatori in ottica proseguo del percorso di Mancini con la nazionale. Convocati Donnarumma, Meret, Provedel e Vicario per i portieri. Difensori convocati Acerbi, Bastoni, Bonucci, Di Lorenzo, Di Marco, Emerson, Gatti, Mazzocchi, Scalvini e Toloi. Centrocampisti Barella, Cristante, Fagioli, Frattesi, Miretti, Pessina, Ricci, Tonali e Verratti. Attaccanti Chiesa, Gnonto, Grifo che sta facendo benissimo a Friburgo, è quasi in doppia cifra, Pafundi, giocatore di straordinaria prospettiva, Politano, Raspadori, Scamacca e Zaniolo. A questo punto passiamo a parlare di altre notizie. Purtroppo dobbiamo commentare una tragedia avvenuta in Argentina perché Samuel Rebollo, calciatore ventenne che è cresciuto nelle giovanili dell'Aldo Civi, formazione argentina, si è tolto la vita qualche tempo fa, qualche giorno fa, per sostanzialmente la mancanza di una squadra, nel senso che lui all'età di 20 anni aspettava un contratto professionistico che non è mai stato firmato, sognava il salto addirittura anche nel massimo campionato argentino. Questo sogno però non si è mai realizzato, è rimasto così senza squadra, svincolato e purtroppo si è tolto la vita. Evidentemente aveva anche altri problemi, non credo che sia solo questo, però questo qualcosa ha acuito le problematiche che aveva in precedenza e lo hanno portato a questa scelta così drastica, diciamo. Per quanto riguarda invece le interviste, partiamo da un'intervista a Ghirelli che ha commentato il tema della riforma dei campionati. Andiamo subito a vedere che cosa ha detto per parlare un po' delle sue parole. E vediamo che cosa dice. Quindi, perché è necessaria questa riforma dei campionati? Prima di tutto perché bisogna rilanciare il rapporto con i giovani e lo facciamo soltanto attraverso i playoff e l'emozione. In questo modo saremo in grado di rispondere ai loro desideri, che sono l'interattività e i tempi di partita più brevi. Con i playoff vedremo tanti ragazzi e ragazze tornare allo stadio, tant'è vero che le stesse partite che si giocano durante il campionato si giocano con un numero di spettatori non altissimo, mentre ai playoff il numero cresce perché c'è l'emozione e noi dobbiamo fare questo. Poi dobbiamo creare le condizioni perché i club abbiano una sostenibilità economica, quindi che ci sia un'attrattività del prodotto calcio e del nostro campionato verso gli sponsor e il mondo televisivo, in modo tale che si possa risolvere il problema di cui soffre la Serie C. Questi sono i due nodi centrali. Il tempo non è una variabile decisiva, perché se risolviamo in anticipo questo problema alla vigilia del prossimo campionato, dal momento che sono in scadenza tutti i contratti televisivi, forse riusciremo a sistemare un torneo che a me piace tantissimo, ma che per sostenersi ha bisogno di risorse per le società e di recuperare il rapporto con i tifosi. Quindi questi i due punti fondamentali esplicati da Ghirelli. Ovvero il rapporto con i tifosi e in particolare attirare i giovani, perché
e questo periodo di assenza di calcio in Serie A può essere un incentivo per attrarre ancora di più la Serie C, cioè per farsi vedere un po' di più la Serie C, per farsi notare. Ecco, Ghirelli ha quindi posto l'accento sul tema riforma, nell'ottica di creare più partite emozionanti che possano attirare un pubblico, quello dei giovani, che tende ad essere molto interattivo e tende a essere molto poco paziente, proprio per via dell'evoluzione della nostra società, dei social che tendono a essere sempre più veloci. TikTok che ha contenuti di 5, 4, 5 secondi, quindi questa dinamica tende a anche ripercuotersi sulla soglia di attenzione che nel tempo si sta progressivamente abbassando. Questi sono studi, sono dati che si possono trovare in giro. Per cui anche il calcio deve in un certo senso adeguarsi a questa cosa, ma diciamo parallelamente anche a un aumento di ricavi grazie a nuovi e migliori contratti televisivi. Però per avere nuovi e migliori contratti televisivi bisogna far sì che il prodotto Serie C sia più appetibile. Quindi deve comunque attuarsi questa riforma dei campionati. Questo è un po' il punto, diciamo. Vedremo se si farà o meno. Fatto sta che interessante in questo senso è anche un articolo di un redattore di TuttoC, ovvero Nunzio Danilo Ferraioli, il quale ha commentato un po' il discorso riforma dei campionati e Serie C. Vediamo che cosa ha detto, perché anche lui propone, secondo me, un suo punto di vista interessante. Quindi, la notizia quindi è la riforma della Serie C. La proposta è sicuramente innovativa. Forse troppo, dice Ferraioli. Ok, l'ho detto, va bene, il rispetto della territorialità e dei campanili, ma così sembrano gironi della vecchia Coppa Italia di Serie C. Ma è così difficile reintrodurre la C1, possibilmente a girone unico? È così difficile emulare le grandi terze serie d'Europa come accade in Inghilterra, in Germania e in Francia? Avrebbe il sapore di una vera e propria Serie B, di questo ne siamo certi. E perché non reintrodurre la Serie C2, a tre gironi con l'introduzione del semiprofessionismo? Una categoria che darebbe respiro alle piccole realtà della Serie C. Anche perché, e di questo ne sono certo, ad ora ci sono club che fanno fatica anche nella gestione quotidiana. Anche l'organizzazione di un match diventa impresa ardua a certe latitudini. Quest'ultima parte è verissima, anche diversi addetti ai lavori hanno detto che probabilmente quest'anno potrebbero esserci tante teste che salteranno, quindi tanti club che purtroppo faranno molta fatica ad arrivare fino in fondo, o comunque iscriversi alla prossima Serie C in particolare, e secondo me propone ciò che andrebbe fatto, cioè adeguarsi agli altri campionati stranieri, ovvero una Serie C che propone un girone a 20 squadre con le migliori, se vogliamo, della Serie C, che sarebbe un girone molto più competitivo, che attrarrebbe anche molto più dal punto di vista degli sponsor e del merchandising, che alzerebbe molto la qualità del professionismo in Italia, perché con una Serie B che sta sempre più progredendo, con tanti calciatori di nome che arrivano in categoria, con tante realtà acquistate da fondi, da società straniere ricchissime, la Serie C non può rimanere indietro. Secondo me deve adeguarsi, creando un girone da 20 squadre alla pari della B. Così facendo, la Serie B potrebbe avere anche tre retrocessioni invece che quattro, visto che Barata se ne lamenta sempre, e portare la C a una C1 a 20 squadre e una C2 con le altre 40, magari in gironi diversi, un semiprofessionismo, che potrebbe essere un po' la soluzione anche al gap che c'è tra la Serie D e la Serie C. Questo è sicuramente un aspetto importante. E è forse la soluzione migliore e più razionale in questo momento. Speriamo che possa essere intrapresa, non perché la dica io, però perché secondo me è veramente la migliore per il nostro calcio. Piuttosto che una B a 40 squadre, una Serie A a 15 squadre, 20, 20, 20. Si riducono le squadre, la Serie C2 semiprofessionistica, si cerca di
diciamo, ridurre il gap tra dilettantismo vero e proprio e professionismo introducendo una categoria di mezzo, e forse sarebbe un po' la scelta migliore in questo momento di grande crisi per il nostro calcio. Vediamo se verrà intrapresa oppure no. Ultimissima, diciamo, notizia, lettera che ha pubblicato un allenatore che però ha dovuto interrompere la sua esperienza con una squadra poiché privo di patentino, che ovviamente è obbligatorio per poter allenare, e ha scritto questo: ciao a tutta la redazione di Tutto Campo, ho 37 anni e sono veneto, da questa stagione ho smesso col calcio giocato a seguito di un grave infortunio e avevo intenzione di proseguire la mia storia con il calcio passando alla panchina, prima come aiuto allenatore e poi in seguito all'allontanamento del primo allenatore ho avuto la possibilità di traghettare la squadra in attesa di trovare un allenatore, ottenendo ottimi risultati rispetto al predecessore. Poi ho dovuto fermarmi, nonostante la società avesse tutte le intenzioni di proseguire con me, visti i risultati, perché non in possesso di patentino ufficiale. Qui nasce il mio sfogo. Quest'anno in Veneto è stato organizzato un solo corso allenatore dilettante regionale, corso che mi avrebbe permesso di allenare in seconda categoria. Ma è stato organizzato a Verona, che dista circa 2 ore dalla mia residenza, e dal mio lavoro, rendendo impossibile la mia partecipazione. La mia domanda è la seguente: ma non sarebbe molto più sensato e corretto dare la possibilità di allenare in attesa che venga organizzato un corso nella mia zona o quantomeno abbastanza vicino da potervi partecipare, e provvedendo a squalificare o multare se non si partecipa al primo corso utile? Se per 2 anni non vengono organizzati corsi nelle province a me vicine, io devo perdere 2 anni di calcio? Comprendo le tesi degli allenatori con regolare patentino, ma la mia volontà è di farlo se solo lo organizzassero. Inutile aggiungere che ho già provato a contattare Ajax sia telefonicamente che attraverso internet, e le risposte sono state anche scocciate. Spero di avere visibilità sul vostro sito e che si possa aiutare chi vuole continuare a tenere viva la passione per questo sport senza guardare al denaro. Grazie. Allora, devo dire che è interessante questa, perché ci pone un tema molto, molto caldo: i mister senza patentino, che purtroppo spesso vediamo nel mondo dilettantistico. Purtroppo, perché c'è una regola ed è giusto così. Allora, partiamo col dire che il patentino non dice niente, cioè non è che identifica la bravura di un allenatore, ma semplicemente che un mister si è aggiornato rispetto ai corsi prepostogli. Questo non vuol dire che sia più bravo rispetto a chi non ha il patentino, però per poter allenare è giusto che un mister abbia il patentino. Quindi io capisco lo sfogo, e secondo me non deve essere versato sul discorso patentino o meno, ma sul ampliare il numero di corsi. Cioè deve essere organizzato meglio il numero di corsi, ne abbiamo già parlato in realtà di questo argomento, il numero di corsi per gli allenatori, per i preparatori dei portieri, per i settori per i responsabili dei settori giovanili, per qualsiasi categoria. Deve essere gestito meglio questo. Perché non si discute sul discorso patentino, uno lo deve avere, perché comunque certifica, magari c'è un imprenditore miliardario che non ha il diploma, quindi questo si prende come esempio: io non faccio il diploma perché tanto c'è chi, non avendolo, comunque miliardario. Non è quello, cioè tu devi avere comunque un qualcosa che ti certifica che hai fatto un percorso, ti sei impegnato per poter raggiungere, poi magari uno lo compra, però vabbè, al di là di queste parentesi. Ti sei impegnato e hai raggiunto quell'obiettivo. Lo devi avere il patentino. E giustamente comunque l'allenatore dice: io comunque lo voglio avere. E è, secondo me, doveroso porre l'accento sull'organizzazione. Cioè si dovrebbe, secondo me, aumentare il numero di corsi, cercare di migliorare questo. Non tanto... così facendo, diminuendo anche il numero di allenatori senza patentino, così irregolari. Perché uno senza patentino non può allenare, ed è giusto così, perché devi avere comunque un qualcosa che ti certifica che hai fatto qualcosa per poter essere lì. Questo non, non vuol dire niente, ripeto, ci sono tantissime persone più brave di chi ha il patentino, verissimo, verissimo, però comunque il patentino lo devi avere, ed è giusto così. Bisogna porre l'accento sul maggior numero di corsi per avere più allenatori, quello sì, quello assolutamente, devono esserci più corsi, bisogna migliorare l'organizzazione, come dice anche l'allenatore, raccontando la sua esperienza, questo sì, però non si discute sul fatto che un mister debba avere il patentino.
quello poco ma sicuro. Deve migliorare la gestione, l'organizzazione da parte degli organi preposti a questo. Comunque, io fatta anche questa, chiusa anche questa parentesi, mi fermo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.